Buongiorno a tutti, un breve aggiornamento su quella che è la situazione in città in questo periodo di pandemia. I contagi continuano a diminuire, in città abbiamo solo più 2 persone positive e in casa di riposo solamente più 7 persone positive. Quindi abbiamo un netto calo e stiamo avvicinandoci piano piano a uno speriamo sospirato zero. Sempre ai tamponi fatti, volevo comunicarvi anche che sono stati fatti i tamponi a tutti gli operatori della cooperativa laboratorio e sono risultati tutti negativi, quindi un plauso al presidente Rudy Ballatore e ai suoi collaboratori per l'ottimo lavoro fatto in questo periodo. Rispetto alla situazione delle nuove normative uscite, avete visto che c'è un'ordinanza del presidente Cirio che impone la mascherina a tutti, tranne i bambini sotto i 6 anni e chi sta facendo attività motoria in quel momento, in città dal 29 al 2 giugno. Quindi dal 29 al 2 giugno per le vie della città, se state camminando, se andate a fare la spesa, se state muovendo, dovete tenere la mascherina. Mascherina obbligatoria come prima nei luoghi chiusi. L'invito rispetto anche a quello che abbiamo vissuto lo scorso weekend e rispetto a al confronto che ho avuto con il maresciallo dei Carabinieri ai due estremi, cioè ai giovani e ai più anziani. Entrambi li vediamo un po' indisciplinati in questo caso. È importante mantenere la mascherina se venite a contatto, sapete di essere vicini a un'altra persona, nel chiacchierare, nello spostarvi, è veramente importante. È importante che troviamo un equilibrio e che ognuno di noi sia consapevole della responsabilità che ha verso l'altro in questo periodo di pandemia. Anche rispetto alle polemiche che ci sono state rispetto ai bar o altri locali che in questo momento hanno riaperto. L'invito è veramente sia ai giovani sia a chi li frequenta a comportarsi con responsabilità, tenere il più possibile la mascherina, tenere le distanze, solo così possiamo anche agevolare il lavoro dei gestori dei locali e non andare incontro a nuove sanzioni o nuove restrizioni rispetto alle libertà che piano piano stiamo riconquistando. È veramente importante sapersi comportare. Naturalmente la mascherina obbligatoria nelle vie della città, se sto andando a camminare o correre nelle campagne, come sempre posso non avere la mascherina, ma devo averla assolutamente a portata di mano, perché se incontro qualcuno e mi fanno chiacchierare con qualcuno, a quel punto c'è un avvicinamento e quindi devo metterla. È importante che impariamo a comportarci da questo punto di vista. Altre due cose, la distribuzione dei sacchetti. Verrà mantenuta della fornitura 2020, verrà mantenuta il lunedì mattina ogni 15 giorni, quindi ce l'avrete il 1° giugno, il 15 giugno e il 29 giugno e sabato 6 giugno e 20 giugno potete invece prenotarvi e andare a ritirarli all'Isola Ecologica. Le prenotazioni di Isola Ecologica stanno andando bene, ci sono molti spazi liberi. Usate il sito online per chi è una persona anziana o che ha poca dimestichezza con internet, può anche telefonare in comune e farsi dare una mano per l'iscrizione, chiedendo dell'ufficio ambiente. Ultima cosa. Un'altra cosa, stiamo lavorando l'estate ragazzi, c'è stata una riunione martedì pomeriggio, arriveremo con una proposta per le famiglie e per i genitori, siamo al lavoro, quindi qualcosa arriverà. Mi raccomando, ognuno di noi ha la responsabilità di tutelare gli altri e di tutelare se stesso. Ragioniamo in questo modo tutti.